La ginnastica è una, una cosa signorina. Per signorine. Chi te lo diceva? Papà, babbo, no, in Toscana è babbo, lui, il mio babbo, perché era un grande appassionato, è un grande appassionato di sport e mi ha, diciamo così, iniziato a sport molto più virili, diciamo, nonostante la ginnastica sia uno sport virile. Grande appassionato di ciclismo, di pugilato, quindi mi... Quindi tu eri sulla bicicletta? A 6 anni mi costruivo una bici piccolissima, proprio per le mie dimensioni, e il primo sport è stato il ciclismo. Io sono cresciuto con la sua biciclettina. Con la biciclettina, mi portava in giro, con i racconti delle gesta di Fausto Coppi, il mitico Fausto, appassionato. E poi i guantoni, ho cominciato a tirare con i guantoni con lui, e mangiato da piccolino. E poi quando un giorno mi innamorai... Ma tu non è che ti ribellavi, perché tu non conoscevi gli altri sport. No, no, infatti, no, ma io lo facevo con piacere, però ho sempre cercato qualcosa che mi appassionasse davvero, che mi divertisse fortemente. E lo trovai poi invece nella ginnastica, casualmente, perché andava mia sorella a fare ginnastica, mia madre mi portò un giorno a vedere gli allenamenti, chiese di provare quella disciplina, e fu chiaro che era quello che volevo, perché mi divertivi subito. E a casa dissi, vabbè, faccio ginnastica, e dissi, è uno sport da donne, perché non conosci la signorina? E poi invece è diventato uno dei miei più grandi sostenitori, ovviamente, perché ha capito che è uno sport anche molto, molto virile e molto importante. Beh, e poi ti ha dato anche tante soddisfazioni. Intanto ti vediamo probabilmente uno dei primi allenamenti qui. Sì, sì, guarda quanti capelli. Marco. La frangetta avevi anche. Sì, anche io ho avuto i capelli, sì, effettivamente è una cosa che potete crederci. Anche io ho avuto i capelli. Vediamola ancora. Ma guarda, posso dire una cosa, Iuri? Ma quasi quasi sei meglio senza. Continua? Ma quasi quasi sei meglio senza. Vabbè. Senti, tra l'altro prima è venuto in camerino e mi ha detto anche una cosa, mi ha fatto molto sorridere, che lui è molto simpatico. Ma Caterina, ma tu sai la caduta dei capelli a cosa corrisponde? Io l'ho guardato, ho detto no, anche perché mio marito è pieno di capelli. Problemi suoi. No, per carità, non è una regola, ma sembra, c'è una questione ormonale, cioè se perdi i capelli hai più testosterone. Avete capito? Vabbè, poi questa... Quindi tu ce n'hai un sacco. Mio marito zero. No, ce l'ha, bene, ce l'ha. Bene, magari, bene, andiamo avanti, sono queste le notizie che mi piacciono.